Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Iniziamo febbraio 2019. Pronti via, FA Cup, Coppa, indovinate un po'? Di Simula, lo sapete tanto ormai. Partita, vi dico la verità, interessante, cioè, sono curioso di vedere simulandola come va a finire, perché l'Al City, se non sbaglio, per quanto riguarda la realtà, è in Championship. Quindi credo che la squadra più o meno sia di quei livelli. Tanto 1-0 sì là, ecco, 1-1 Stewart. È interessante perché appunto 2-1, ecco, infatti. Perché volevo dire, se con la squadra adesso potevamo comunque giocarcela a livello di simulazione anche con le squadre di Championship. Ripeto, credo che sia Championship, ma non lo so. Comunque alla fine no, si è perso, indipendentemente da tutto. Niente, quindi subito velocemente iniziamo male questo video. Iniziamo con una sconfitta e di conseguenza l'eliminazione della FA Cup. E vabbè, peccato, ma di un po' chi se ne frega, via. Vabbè, andiamo avanti. Seconda partita del video e si risimula, si gioca in casa. Per ora io, meno che non succeda qualcosa, no? Magari è rischioso simulare partite perché non siamo messi benissimo. Continuerò a simulare le partite in casa. Giochiamo contro il Portsmouth. È sicuramente più basso di noi in classifica. Andiamo a vedere, tanto per vedere di essere corretti. Il Portsmouth è lì, è proprio a metà più o meno, è tredicesimo. Quindi direi che sulla carta sembra più che fattibile. Speriamo anche dal risultato. Insomma, guardiamo. Ancora Silla 1-0, la sblocca lui. Doucouré. Poi Hawkins 2-1 per Lorio. Parte la panchina. E finisce così. Per quanto riguarda il campionato, meno male, questo video è iniziato bene, perché vinciamo 2-1. Olè. Eccoci qua, terza partita del video contro il Rochdale. Terza, fra l'altro. Quindi, almeno per questa stagione, è una squadra che non è da sottovalutare. Niente, si gioca in trasferta, appunto, giochiamola. Allora, ok, così per le maglie. Va bene. Sì. Dovrebbe andare bene anche la formazione. Via, iniziamo. Vai Van Berghe che sarà solo e tira a modino. Maledetta la miseria, che tiro di merda. Bello, che stare il piazzato, qua R2. Poi mi ha andato. Vai Gomez e tira. Eccolo lì. Anche il Gomez al 64esimo. La sblocca così, con un grande F. E andiamo, via. Per ora è vero, non è stata una partita molto divertente, perché di occasioni vere e proprie ce ne sono state poche, soprattutto per quanto riguarda i tiri in porta. Però spero, vi dico che meritiamo veramente noi il vantaggio, perché loro di tiri, non tiri in porta, di tiri proprio in generale hanno fatti ben zero. Quindi mi sembra corretto così. Attenzione Edwards, 2-0. E andiamo, dopo pochi minuti dal primo gol, troviamo anche il secondo, con Marcus Edwards. E andiamo. Attenzione, il Rochdale così, cercava di riaprire la partita, meno male posa perché ha fatto il suo lavoro. Poi non so nemmeno se andava dentro o fuori, se il fatto è che ha fatto bene. Attenzione, stavolta no, posa perché non la prende. 2-1, anzi 1-2, nel senso che Rochdale riapre la partita così. Attenzione, eh. Attenzione, mamma mia! Il Rochdale cosa stava per fare? No, abbiamo rischiato veramente che facessero il gol del pareggio. Diventa uscita. Oh mia. E andiamo. Seppur con sofferenza, nel finale riusciamo a vincere. Se dovessi fare un commento generale sulla partita, direi che fino al 2-0 abbiamo giocato abbastanza bene. Diciamo che siamo sempre uno svegliati al 60esimo un po', per quanto riguarda il discorso essere molto più cattivi e più offensivi in attacco, appunto. Dopo due gol, morti, ci siamo addormentati. Per nostra fortuna, meno male, il Rochdale ha fatto solamente un gol, quindi in conseguenza abbiamo vinto noi. Eccoci qua, quarta partita del video, torniamo a giocare in casa contro il Bradford. Bradford, guardiamo dov'è. Perché è vero che alla fine probabilmente le simulerà uguale. Però se magari, non lo so, giochiamo con per di le prime 6 o comunque le prime 4, per di un'altra volta con l'Oxford. In regola sono finite le partite con l'Oxford, però è logico, anche se si gioca in casa la gioco proprio di ciccia.
cioè manualmente, insomma, non la simulo. Comunque, guardiamo dove sono loro, sono noni. Vabbè, simuliamola, proprio lo vedessi, è una partita sulla carta strafacile o comunque impegnativa, anche se di partite strafacili in realtà non ce ne sono. Ok. Comunque, no, se mi sono dimenticato di dirvi è che no, aspetta, no, sì, no. Ah, ma siamo primi, ci ho mai fatto caso. Bene, siamo tornati primi, se mai ci siamo stati, me lo ricordo. Vabbè, comunque, siamo primi, con un punto dall'Oxford. Beh, buono, eh. Bene, sì. Comunque, vabbè, poi facciamo eventualmente il resoconto della classifica, se dovessi rimanere così o non, vabbè, a fine video. Comunque, mentre la partita simile, lo fa un commento veloce su Emanuele, perché l'ho provato, no? Per la prima volta a livello manuale, insomma, giocando, controllandolo, e direi che, vabbè, a parte che ero l'ho messo il 2, prima c'era il 21 e altre scarpette, ho sistemato tutte e due le osie, il 2 mi sembrava più corretto. Ora sì, là, comunque, la sblocca lui quando si simula. E vi dirò, proporzione, cioè, paragonandola a Velasco, in proporzione a quanto è costata, la qualità che ha, oh, 3-0, sì là, Edwards, comunque, sicuramente è meglio. E è un buon terzino per la categoria, insomma. Quindi sono soddisfatto dell'acquisto. Comunque, finisce così. Un netto 3-0, di conseguenza una netta vittoria. Buono, buono, buono. Se là comincia a fare gol, almeno quando si simula. Ha fatto 4 gol in 3 partite simulate. Buono, davvero. Ultima partita del video e di conseguenza del mese. Giochiamo contro il Northampton. Fuori casa. E vabbè, la gioco. E niente, non so se l'avete visto prima la distanza che c'è dalla giornata precedente a questa, se non sbaglio erano 2 o 3 giorni, pare 3 giorni. Di conseguenza regola, tanti giocatori, se non tutti, infatti, non sono al piano della condizione fisica. Però ciononostante, no, faccio giocare loro. Sì, le faccio giocare uguale. E niente, guarda, piuttosto andate a fare un po' di turnover, levo Ite per mettere Velasco. Perché Emanuele no, anche se sarebbe il cambio più giusto. Niente, perché è arrivato da poco, voglio farlo giocare di più. E IT magari ogni tanto farlo riposare non è mai male. Detto questo, niente, iniziamo. Comunque, parentesi, quasi gioca. L'Oxford dovrebbe aver perso perché adesso, no, pareggiato, scusatemi, perché adesso siamo ancora primi, però con 3 punti di distacco, non uno come prima. E vai. Attenzione, Posevec, subito. Si deve smuovere dalla porta, insomma. Attenzione! Questa l'ha levata Velasco, dalla porta, perché mi sa che ci andava di testa. Ci sono metri a disposizione. Bene, Van Bergen! Niente, non era un grande tiro, sia di precisione che di potenza. No, no, no! Mamma mia! Cosa ha levato Velasco? Mamma mia, differenza. Questa è la partita migliore di Velasco per ora, quelle di belle giocate. Se era Velasco, io parevo di sì. Cioè, veramente ha levato Dugo De. Già fatti, primo sicuramente, il secondo è molto probabile, che di lì mi sa che faceva gol. Invece poi di scivolata la levata, grande Velasco. Attenzione per Ayrton di testa, alta. È buona Adams! No, qui se l'ha parecchio mangiato, Forse era meglio se anch'io magari la piazzavo piuttosto di tirare così come veniva. Bella roba sì là! Vieni Ciccio! Ciccio Silla! 1-0, ancora lui, come nelle partite simulate. La sblocca così, al 53esimo, quasi 54esimo. 1-0, gol abbastanza meritato, È una partita movimentata, sicuramente più difficile di averla giocata contro il Rochdale, però tutto sommato ci meritiamo il gol. Ancora Silla! Sì, là, guarda Brereton! Brereton! 2-0! Super altruista, sì, là, che volante lì poteva anche tirare. Invece no, l'ha data a Brereton. L'ha data, ho deciso di darla a Brereton. Ci ho piacere perché non so se avevate notato, ma lì quando se ne è schermata principale, cioè gioca, simula partita, ho detto che Brereton era in difficoltà perché non riusciva a trovare il gol. Ed eccolo qua invece. Si sblocca, anzi si risblocca. Bella roba Brereton, si gira bene, palo!
situazione YR, l'entrata al posto di Van Bergen, YR 3-0, partita definitivamente chiusa all'87esimo. E andiamone. Boia, palo, clamoroso palo di Lore, attenzione sempre buona. Meno male, ho rischiato tantissimo a non buttare via subito, ma alla fine ho fatto la cosa giusta a quanto pare. Attenzione, si potrebbe partire in contropiedi, piano piano, non c'è furia, siamo anche parecchio stanchi. Attenzione Edwards, vediamo se la butta dentro, no, così, centrale. E andiamo, finisce così, 3-0. Diciamo che per come era iniziata la partita, diciamo anzi per come avevano iniziato l'altra partita, che sembrava una partita in cui appunto loro piacevano parecchio, ho detto vai, questa va a finire male. Invece meno male, soprattutto poi nel secondo tempo, soprattutto che fatto il primo gol così là, ci siamo ripresi, loro sono appena addormentati, sono un po' arresi, infatti in sequenza guardate anche le statistiche. Quindi bene sia la fine partita, anzi vittoria meritata, buono. Prima di arrivare alle conclusioni del video, perché comunque il video è finito per quanto riguarda chiaramente il mese di febbraio, e niente, è arrivata questa offerta via all'allenatore del Santos, mi era mai successo, soprattutto quest'anno, e niente, mi rifiuto. Io ormai voglio portare, c'è un progetto e voglio portare il più in alto possibile la squadra Chesterfield, quindi niente, mi fa piacere ma rifiuto. Grazie lo stesso ragazzi, grazie per l'offerta Santos. Comunque, a parte gli scherzi, siamo arrivati qua, sabato 2 marzo, in sequenza come detto prima, inizia il mese successivo e la situazione è questa qui. Siamo primi, a differenza di come avevamo iniziato il video, che eravamo secondi con l'Oxford primo. Siamo primi con ben 3 punti, dico ben perché non sono pochi, ripeto, in un mese lo sono cambiate e 3 punti vuol dire che possiamo volendo anche perdere una partita a regola, soprattutto per un discorso di sconti diretti o comunque differenza reti, perché qui valga differenza reti rimarremo primi uguali, quindi non è male. Insomma, siamo appunto primi a 3 punti alla seconda. Poi siamo a 9 punti alla terza, 11 dalla quarta, 11 dalla quinta perché ha pari punti e 15 punti alla sesta. Mi riferisco anche ai discorsi eventualmente promozione barra playoff. Quindi siamo messi stra bene. Anzi, guardiamo più che altro la settima, più che la sesta, perché è la settima quella lì che eventualmente ci interessa. Se volessimo proprio, anzi, se dovessimo andare male e volessimo fare playoff, siamo a 16 punti. Quindi la voglia, siamo messi stra bene. Comunque, per quanto riguarda la classifica, questo è quanto. Per quanto riguarda il video, diciamo, tralasciando la partita persa e di conseguenza l'esclusione, no, dalla FA Cup, che è stata la prima partita, per quanto riguarda il campionato e appunto tutto il video a parte la prima partita, le cose sono andate bene. Abbiamo vinto sempre in maniera meritata, a volte in maniera netta, come l'ultima, la penultima partita, con appunto abbiamo fatto 2 volte un bel 3-0, se non sbaglio, sia per l'ultima, sì, 3-0, simulata. Quindi bene bene così. Insomma, questo è quanto. Prima di lasciare vi ricordo di mettere barre a fare se volete le solite 3 cose, ovvero lasciate un bel piace al video se vi è piaciuto e lasciatelo dai, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per poter rimanere aggiornati su tutte le partite di questa serie qua, ma non solo, su tutte le partite, su tutti i video di questa serie qua. Insomma, detto questo niente, vi aspetto nel prossimo video, nel quale appunto inizieremo marzo, e ci sono ben 6 partite, quindi vedremo un po' cosa simulare e cosa no, perché sennò veramente sarebbe troppo lungo. Via, vi aspetto, ciao.